Uomini e donne, Nicolò provoca Sabrina, la risposta dell'ex tronista. Uomini e donne, l'ex corteggiatore Nicolò Ragnolo provoca e Sabrina risponde da vera signora. Nicolò Ragnolo, ex corteggiatore del programma televisivo condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, continua a far parlare di sé. Quest'ultimo ospite a Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli, in onda su Radio Radio, ha rivelato di non essere mai stato attratto dalla tronista Sabrina. Quest'ultima decide di rispondere al suo ex corteggiatore attraverso una storia Instagram del suo profilo personale. Scrive: "Sono troppo educata e signora per rispondere e cadere così in basso. Alcune volte il silenzio vale più di qualsiasi cosa". La tronista dimostra ancora una volta di essere superiore e non cogliere le provocazioni che riceve. Attualmente Sabrina è ancora single e dedica tutto il suo tempo alla figlia Penelope di 4 anni. La tronista ha sempre dichiarato di aver scelto Nicolò seguendo il suo cuore, soprattutto perché gli ricordava una persona molto cara a lei. Tra i due però, dopo la scelta e il no di Ragnolo, non ci sono mai stati dei chiarimenti e sembra che mai avverranno. Uomini e donne, Nicolò non ama le ragazze rifatte. L'ex corteggiatore, dopo diversi mesi dal trono di Sabrina, decide di rivelare la verità e spiega il motivo del suo rifiuto. Nicolò, intervistato da Giada Di Miceli, ha affermato di non aver mai nutrito un forte interesse nei confronti della Gio. Inoltre prosegue dichiarando che lei non è il genere di ragazza a cui aspira, che non l'avrebbe mai notato per strada. Continua: "Mi piacciono le ragazze acqua e sapone, non mi piacciono le ragazze rifatte e lei non ha mai nascosto di esserlo. Scoperto quindi il motivo che ha spinto il corteggiatore verso il no", inoltre dichiara di non aver mai preso in giro nessuno e di aver abbandonato il programma appena si è reso conto del suo disinteresse. Ragnolo inoltre dichiara di non essere mai stato interessato al trono di Uomini e donne, e di non voler ricoprire quel ruolo, che inoltre ha rifiutato per diversi anni.